Sto a piangere, zoom sulla lacrima, zoom sulla lacrima. Te la faccio vedere e capisci il sapore. Una cafonata. Ma che peccato. Abbiamo due sorprese. Marrakesh, guarda che roba, siamo in Marocco. Siamo qui per studiare la cultura gastronomica del territorio. Ma che non si dica che siamo andati a scoprire un altro paese senza passare un po' di ore da schimiconi maledetti. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow. Grazie che Giulia ci ha già superato, come fa? Cammina troppo veloce. Grazie di essere te, anche in Marocco stiamo per fare McDonald's contro Burger King. Le categorie sono quattro. Quali sono le categorie? Panini, fritti, non te le ricordi? Panini fritti? Sfizi, devi dire. Sfizi. Dolci, dolci, bibite e sorpresina. Cominciamo. Che ti ispira, lo? Ma sto a piangere, zoom sulla lacrima. Il double filetto fish, opiamo. Allora, double filetto fish subito. Costa più o meno 4,80 euro. Dimmi se vedi cose particolari, tipo questo. Che cos'è? Un paninazzo dello zozzo. Lo zozzone, lo zozzone del McDonald's marocchino. Di tutto c'è qua dentro. Ram, McWrap, chicken, honey mustard. Però è vero, sembrano fette di bacon infilate robe insieme. Ma c'è il maiale secondo te qua? No. Manco per me. Cos'è il chicken mythic? Paninazzo classico. Il pane sembra promettere bene. Però è vero, il pane c'è qualcosa in più che però non ci sta qualcosa. Mi aspettavo veramente qualcosa di particolare e stranissimo, lo. Gabbo, ci sta qualcosa che ti ispira? Ma il crispy non c'è, vero? Ma siamo qua per scoprire le cose strane e particolari. Mi prendi il crispy? Prendiamo il Tasty Char Grill, che non so cosa sia. No, questo sia, non mi ispira. Ok, no, ma è strano. Ok, andiamo con gli Happy Meal. Da qui non si vede la sorpresina, però. Perché ci sono un Happy Meal toy? Puoi comprare solo la sorpresina. Solo la sorpresina, se ti pare. 1,50 euro. Però questo è un nato cheat, è un trucco. Vabbè, facciamolo con i nuggets, tanto per provarli. Salse? Salsa cinese. E bevande possiamo prendere qualcosa di. McFritz. Cos'è il McFritz? Al pompilmo, lo assaggiamo subito. Sì. Il McFritz, vogliamo la cultura o un giocattolo? Certo che sì. E che vogliamo? Bah, ma noi siamo. Ma che c'hai oggi? Che è sta botta di sano? Non mi ricordo l'infanzia, perché c'erano in Italia tempo fa, ti ricordi? Quando ero piccolo c'erano le mele. Ok, ora dobbiamo prendere gli accompagnamenti. Questi sono 3 kg di patate. Ah, sono patatine e cipolle. Le buttiamo dentro. Le patatine Steakhouse. Medium, che se no stiamo a esagerare. Ci manca il dolcino. E poi abbiamo assaggiato tutto. Oddio. Oddio, cos'è? Perché? Il McDonald's mojito. Fermate. Però il dolcino. Dimmi se c'è qualcosa che ti ispira. Che sto avendo cose piuttosto classiche. Ma cos'è oggi? La fiera dell'etero basic che stai facendo? Ah, questa qua allora. Ma è che sono tutte cose abbastanza classiche. Ma dai, il McFlurry e baci perugina. Più classico di quello. Più italiano di quello. Raga, niente di strano in particolare. Facciamo a caso? Ah no, prima di concludere l'ordine. Tap 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 tap. Esagerato, dai. C'ho una serie, me ne bevo 29. È che stiamo cercando di non bere acqua in giro, perché ci hanno detto che comunque potrebbe essere che stiamo male. Mi fai vedere le novità pure. Le novità non sono abbastanza novitatose, quindi ti dico quanto abbiamo speso. Scommessa su quanto abbiamo speso? Abbiamo preso 3 panini, 2 contorni, 3 contorni, 2 bevande, 8 acque e un McFlurry al Kit Kat. Quanto? 40 euro. 40 euro. Che dopo ci faremo i calcoli nostri. Comunque non so se avete notato, ma sono tutte donne. Non so se è un caso o. Però. Tranne un uomo che però ha la maglietta verde per distinguere. Gli hanno detto tu ora ti vesti. No, io sono così. Okay. È tipo Ken Cassiere, poi il resto. Te lo dico io. Sottovalutiamo quanto l'acqua sia la persona più bella del pianeta, è questa la cosa. Fiamma, ti metto la tua. Allora, ci abbiamo tutti. Brindisi d'acqua è roba da rapper, eh? Cioè siamo. Allora, cominciamo con gli sfizi. Le patate, come le hanno chiamate? Steakhouse. Rustiche. Prendi le mele. Grazie, Gab. Rustica. Rustica. Buono. Rustica. Rustica. Buono. È così classica che te la faccio vedere e capisci il sapore, quindi. Mo, le ricche, però in versione cipolle fritte sopra. Il profumo è quello delle bottigliette che usa Federico Fashion Style nell'ufficio suo, perché è terribile. Ma che ci hai sputato dentro? È così che io respiro. Non manca a far così però, Gabriele. Cin cin. Una cafonata. Ti piace? No. Sì, ti piace. Pochino. La salsa sa di Fonsis, è formaggiosa. Quando la metti in bocca la prima volta non ti piace, poi ci pensi e non ti piace lo stesso. E
Però l'hai presa, quindi la mangi. Sono proprio chimiche. Però, Gabbo, test tuo. Buone. Sono buone. Cioè, non è attendibile. No. Sai che sono proprio croccanti, buone, piacevoli. Cos'è che è croccante? Cos'è, cipolla? Buone. Lui dov'era cioè, quando abbiamo ordinato? Era così, era croccante. Cioè, era il braccio morto di un cadavere. Ma tanto io sono abituato, perché se prendessimo adesso Gabriele e la mettessimo in una fogna, lui uscendo direbbe, lo facciamo di nuovo? Perché simpatiche, le lasciamo a fiamma. È gentile. Lo so, momento sorpresina. Ci hanno fregato, ci hanno dato comunque cottura. Questa cosa è... Lui mangia, non gli frega niente. Un po' con quale cibo. È un'agendina con questa ragazza. Ah, la puoi vestire da pompiere, da... Però guarda quanto è fatto bene, oh, cioè... Ah, come i giochi di una volta in Italia. Sì, cioè, guarda gli residui alla piccoli brividi. Quanti? Qualcuno chiami Yotobi, cioè, attenzione. Poi abbiamo un... Un Gaviscon, no? È uguale. Ah no, è una matitina, verde. Questa la rivendiamo su eBay. E poi, nell'astuccio, nient'altro. Però un kit completo. Sì, boh, un minimo anche educativo, credo. Non lo so, però... Qua dentro c'è una cosa importante, perché finiamo gli sfizi con i nuggets. Ah, mettiamo la salsa cinese. Mamma mia. Questa è la salsa di Rick e Morty, quella che avevano tolto. Ma è terribile. No, no. Come no? Vabbè, una salsa agrodolce un po' più scema, però onesti. Niente di particolare, niente di brutto, negativo. Standard. Boh, scusate, ma questo è uno dei momenti più importanti della mia vita. Sono l'unico nel pianeta che mangia questo panino. E vedere che in Marocco esiste la versione doppia, guardalo. Mettilo dritto. È che sono incollati tra di loro, non posso... Ma che schifo. Ecco qua, guarda che roba. È bellissimo. È meraviglioso. Vorrei baciarti. No, però è bellissimo. Sarei ora a guardarlo. Senti. Capito? Ma smetti. Non sento. Ho capito, ma che schifo. Cioè, ci siamo venuti all'Italia per prenderlo. Io non sento. Sento io dopo, però, perché è un momento importante. Importantissimo. Com'è? Doppio. È il filetto fish al due. È una cucina di concetto, non deve... È buonissimo. È buonissimo, lo so. Vuoi un altro morso? Te do sto trick che è assurdo. Mozzichi, mastichi, mandi giù e ne fai un altro. Momento bibidemo. E mi sa che il dolce lo assaggiamo adesso perché si sta squagliando. In plastica, fra l'altro. Allora, cominciamo con il McPlump al polpelmo. C'è scritto così, te giuro. Non lo so. Il McPlump al il McPompelmo. Tu invece? Io invece ho il mojito. È buonissimo. Sì, buonissimo. Ma buonissimo. Sì, sì. In Marocco ci sono certe botte di zucchero. Buonissimo. Ma è la Sprite. È la Sprite con il gusto di mojito. Quindi mojito. Cioè, hanno messo la menta nella Sprite, Sprite. E poi mojito. È arrivata la Sprite e la menta? Perfetto, mojito da oggi. Comunque è buonissimo. Sento che il livello di glucosio nel mio sangue è ai picchi. Però sì. Mi piace il Mac Marocco. Prima che venga distrutto e devastato, quindi, assaggiamo il McFlurry e il Kit Kat. Così sembra Blob il gelato assassino, però nel senso non... Assaggiamo nemmeno. Non li assaggeremo meno. Ok, aspetta un attimo. Vai. Vado. Non ti ho ancora aumentato. È un blocco di caramello salato messo tipo spada nella roccia dentro. Non si leva. Non si leva, diventa un lecca lecca di caramello. Guarda che roba, giralo. Guarda, beh, a parte che potrebbe essere usato per nasconderci i cadaveri dentro. Ma io devo raccoltare col caramello il gelato. Ma secondo te è fatta apposta? No. No, ok. No, perché era un'idea, io ti do una pala di caramello salato che tu li... Non ti do il cucchiaino, ti do il caramello. Era un'idea comunque. Carino, ma niente di più, perché dopo due cucchiaiate vorresti solo lanciarti da qui e atterrare sul dottor Nosaradan. Mo è molto bello, la vita è piacevolmente più simpatica, perché abbiamo il primo wrap, il chicken. Quale è un po' piattito, però vediamo. Pessimista. Mamma mia, sì, davvero cinico, ma invece guarda che caruccio. C'aveva ragione. È tutto in fondo, la gravità ha portato tutto sul basso. Il cotolettone non è un cotolettone, è tipo una strip lunga di pollo. Il livello di salse è abbondante. È buono il pollo. Forse manca qualcosa, nel senso senti veramente solo il pollo e le salse, non c'è altro. Più vai sotto più scopri insalata. Tipo i diamanti in Minecraft, devi andare proprio. Però niente. No, sta buono. Vabbè. Allora, partiamo con il 280, che è il panino quello che abbiamo detto dello zozzone. A me piace. È vero, sembrano comunque i panini un po' più grossi. Più grossi, un po' di Burger King in questo pack. Sembrano più grandi, vediamo pure dentro. E chiudilo. C'ha ragione. Quel pomodoro pare che ha divorziato mo dalla moglie. Guarda come sta messo. Guarda il pezzo di carta in mano.
mano, una bella frittata di cipolla. Vero, la cipolla intera, non era nascosta, no, l'ho pensato. Assaggiamo il 280. Quando facciamo sti video dovremmo prendere due di ogni cosa. Sì. E andiamo così. Ma poi che si rimangia di ogni cosa, mettiamo due... No, un po' succhino, però... Il pane sembra una ciabatta messa un po' in ammollo. Che buono. Però non, cioè una certa non si è più attendibile, capo. La carne è quella dell'hamburger classico, una di quelle un po' più caciarone, capito, poverine. Oh, che è sta mano? È buonissimo questo. Questo posto in Italia lo prenderei sempre. Tutti i giorni. Sempre. E sicuramente manca un po' la nota di fresco, perché c'hai solo cipolla, salsa e formaggio. Non pare eccezionale, ecco. Manca un elemento da assaggiare prima di andare via, che sto a coprire con la montagna. E questo, l'elemento che manca è lui, il... il gran taste, il conte di Sparapolli annuncia che questo è il gran, no, il tasty, il tasty charge grill, importante, beh sì, prepotente anche, le dimensioni, no, dei panini sono più, riempie tutta la scatola, che non è scontato, no, non è da poco, infatti forse c'hanno, la mentalità qua è più da mangia, che sei, riflette sulla vita, perché guardavo sulla telecom. Ma l'ha invitato te Voltaire qua a venire con il Marocco? Guarda! No. E il problema è che io voglio un sacco bene, ma... Chiudi, ma non è una tragedia. Ma come? Non mi piace. È colorato, poi ci sta questa salsa rossa proprio alla rissa violenta. Non ti ispira? Tanto te lo faccio assaggiare e dici buonissimo, eccezionale, il mio pranzo per i prossimi 20 anni, se dovessi scegliere. Dipendesse da me anche a colazione. Assaggiamo. Se con questo facciamo la cosa del morso doppio, però non ti... Cioè... Vai, vai prima tu, ti lascio andare, ti lascio la... te l'onore. Buono. La salsa è una delle salse più buone mai assaggiate di un McDonald's. Ma ti prego, chiama Giulia, assaggiate. Ma che è? Il critico di Ratatouille è arrivato, scusa, ma assaggia un attimo, guarda che roba. Poi il panino per il resto in realtà è dimenticabile, è un panino classico di Mac, ma la salsa è qualcosa di... È con quel piccantino zero, ma qua, ma assaggia. Buonissimo, è fantastica, ma davvero meravigliosa, è una sinfonia dei sensi. Riesci a conquistarti ogni singola sinapsi all'interno della tua mente, te le collega tutte quelle. Ti sei mangiato il fango fino a morte, è piaciuto, e mo sta salsa che è meravigliosa, niente. No, è buona però, è buona come lo zucchero. No. È la più buona che abbiamo mangiato fino ad oggi. Qualsiasi cosa metti in bocca c'ha un livello e viene lì pareggiato insieme agli altri. Quindi devo dirti che quella salsa là, la cinese. Cinese? No. Quella non ti è piaciuta? No. E manco troppo le patatine quelle con la cipolla. Buone, però non le ordinerei, capito? Invece i panini. Senti, dammi retta a me. Questa salsa è meravigliosa e bellissima. Non c'è in Italia? Vietnam no. Non è male. Mi piace tantissimo, volete altri morsi? Comunque era l'unico che mi era piaciuto, se l'hai rubato lui. E pure la scatolotta, no, si piglia. Tu, tutto tuo. Lo porta a casa, per ricordo. No, magnalo, però nel senso mi piace come questa parte del tavolo quello assorba roba. No, ma non mi va più. Non te l'ha chiesto due volte però, eh. Ma mi piace perché è coerente. No, non è vero, il Gabbo è super gentile, super educato, super matto. Il filetto fish era buono. Questo era buono. Burger King può essere che batta questo. Andiamo a scoprirlo. Ci siamo. Tra 30 metri dovrebbe starci Burger King. Sei pronto? Non lo so perché Burger King mi ispira sempre più di Mac. In realtà io sono cresciuto con Mac. Perché è più casareccio, cioè è una cosa più... meno catena, non te ne accorgi, pare che ti sta mangiando un panino così. Quindi Burger King casareccio. Sì, è un porchettaro Burger King. Sì, è il porchettaro delle catene di fast food. Ah, è così proprio. Sì. Poraccio. Ma no, è un pregio. Va bene, allora vediamo com'è questo porchettaro multimiliardario dall'impronta globale e vediamo se batterà o non batterà McDonald's. Andiamo. Guarda che fanno parapendio. Non siamo più in Marocco. No, siamo in Friuli Venezia Giulia. Devo andare a intervistare Miss Mondo Friuli Venezia Giulia. Si chiama Sara. E come fai Lorenzo a viaggiare dal Marocco al Friuli con così tanta tranquillità e sicurezza? NordVPN sai già cos'è. Tiene al sicuro i tuoi dati e ti fa vedere il catalogo Netflix di Coruscant. Ma questa volta cambia tutto, perché fino al primo ottobre, solo fino al primo ottobre, se acquisti un piano NordVPN c'è un buono regalo Amazon. Piano 2 anni standard 10 euro, piano 2 anni plus 20 euro, piano 3 anni completo 30 euro. Mi piace regalare cose. Lorenzo, ma io faccio il piano NordVPN, prendo il buono e chiedo il rimborso. Sì, e quelli che lavorano da NordVPN passano il tempo vestiti da Arlecchino, eh? Il buono lo ricevi solo tra i 31 e i 40 giorni dopo aver fatto il piano. E in più lo ottieni solo se hai un'email nuova. Anche se sei un cliente vecchio, però con un'email nuova. Se non avrai richiesto il rimborso, il buono Amazon sarà tuo. Ti lascio il link in descrizione, primo commento pinnato, tutti i link utili per sbizzarrirti di buoni Amazon. Io ora devo andare a trovare Sara.
però insieme torniamo in Marocco. Allora, a livello dei prezzi costa in media meno Burger King, che però ha dei picchi più alti su alcuni panini. Si è capito che ho detto? Sì. Ma non è complicato, sono solo io che sto un po' tonto a raccontarlo, però. Qual è il picco più alto che vedi sullo scontrino? C'è un panino da 4,50€, tendenzialmente, che è uno dei più costosi qua. E per il... Porca vacca, non ho preso la sorpresina. Sono le persone più belle del mondo, Rajin e Yasse. Troppe cose. Allora, Burger King c'ha un sacco più di panini, un sacco meno di roba in generale. Ti danno ste bustine bellissime riutilizzabili per gli ordini tua. Era un'altra cosa che ti avevo detto. Ah, il team è molto più misto, uomini e donne. E lavorano pure un sacco meno di McDonald's. McDonald's era un casino. Adesso poi io. Qua invece sono la metà del team di McDonald's e lavorano velocissimi. Ma io so chi vince, c'è una sfida inutile. E cominciamo con la prima cosa che si potrebbe rovinare. L'antagonista per eccellenza di quello che abbiamo assaggiato prima, il Frozen Mojito. Costa esattamente quanto l'altro Frozen Mojito. Sembra molto più. Sembra appena tritato. Ammazza, ma senti la menta, oh. Infatti. Pronti? Buonissimo. È quattro spanne sopra questo. Non è Sprite con la menta, è proprio buono, lo puoi assaggiare, fiamma. Sembra un po' di bere un frullato al pesto surgelato, sì. Però è buonissimo. Si sente che l'han fatto adesso per forza. Roba comunque industriale, sì, da. Sì, però assemblato adesso, sì. Dai. All'inizio gli avevamo detto che prendiamo le robe a portar via perché non avevamo il permesso per registrare. Poi ce l'hanno dato, però intanto le bustine erano. Questo è il dolce, lo proveremo dopo. Cominciamo come con Mac dagli antipasti, gli sfizi, i cosetti. Allora, qui ci abbiamo la risposta di Burger King alle ricche. Sono le ricche, ma con l'alapegno sopra abbondante proprio. Cioè, ci vuole l'alapegno. Vabbè, ma scopriamo com'è, scusa, Siamo proprio che siamo, sì. L'alapegno gli spigni, Infatti lo evito, vado con di patatina. No, prendi, no. Provalo. No, poi... Ma ti brucia proprio, è bello. Infatti, ti ringrazio. Però, vabbè. Sono comunque brutte mosce, però sono, vabbè, carine, niente di che, neanche queste, ma meglio delle altre. Però se sai che ti piace l'alapegno, secondo me. Oppure se non ti piace più la vita, comunque. T'ho detto che Burger King c'ha più panini, ma meno robe, a livello generale molte sono pure finite. Quindi non abbiamo potuto provare un tipo particolare di fritti con chili e formaggio. E ci abbiamo gli stecchini di pollo, classici classici. Ma salute tua. Sembrano gli spi di pollo, però sono un po' più gommosetti. A me non fanno impazzire. Manca a me. No, non sono manco croccanti, è proprio... No. Vincono i nuggets. Vincono i nuggets. Tutta la vita. Non mi venne anche voglia di prendere un altro. Parole dure anche queste. Parole forti, sì. È proprio quella delusione tipo quando entri da Feltrinelli e vai nella sezione videogiochi e trovi i giochi di 10 anni fa a 70 euro ancora. Cioè, robe, quella mare in bocca che dici, ma perché? Ma adeguati. Ma che peccato. Andiamo avanti. Abbiamo qui adesso, io non ho mai imparato il nome dell'Happy Meal del Burger King, il King Junior Meal. Vuoi aprire te, Gabbo? Ah, vabbè, carino. Guarda, è tenero. Ma dov'è la sorpresa? Non c'è. Abbiamo due sorprese. Sono i fidget spinner, i quasi fidget spinner di Sonic. Apri un po'. Carini, simpatici. Per quanto gli possiamo le bene al dottor Egg e tutto, ma McDonald's si sono impegnati di più. Un po' una pecionata. Sì, proprio plasticazza, ti piace? Beh, no. Pensavo per un attimo, pensavo lo stessi per mordere. Patatine più spesse di quelle del Mac. Un po' più buone. Quelle più buone. La cosa brutta è qua, è proprio un cucchiaio di salsa. Pagata extra? Devi pagare a parte. È maionese? Questa è quella, sì. Col chili. No. Ammazza che buona. Più buona quella di prima del Mac, però formaggiosa. Ma cosa stiamo facendo noi qua se non introduciamo i panini? E eccoli qua, sta torre. Di pizza di panini sono le nostre selezioni di oggi, che in realtà ho fatto senza i ragazzi, quindi è una sorpresa. Però mi sono appena accorto che io vorrei vivere in Marocco, perché anche da Burger King c'è il filetto fish. Ma comunque. Però è double. C'è pure double. Ah, c'è pure double. No, in realtà devi pagare l'aggiunta, non c'è double. Però in particolare ho preso la versione di filetto fish, che non si chiama filetto fish, si chiama King Fish, con la salsa piccante. E il calapegno. Mamma mia, che fettone d'alapegno. Ma spesso poi, è un gusto particolare, una roba diversissima. Lo butti a Messina e hai fatto il ponte, guarda che roba. Però ti posso dire, mi pare anche un po' il pane un po' scemo, la versione un po' tonta del filetto fish. Morso. Il pesce è un po' come buono.
È un peccato perché il pesce è davvero molto più buono, ma la panatura invece è molto più tonta. Sembra quasi bruciata, è più... sembra fritto nell'olio dello scarico del motore della macchina di tuo papà. Quella Volvo dell'84, è presente, molto brutta. È amaro. Però invece il pesce, guarda, siete proprio. Non è purea brutta, sono proprio trancetti di pesce. Che peccato. Assaggiare, Gabbo. Prego. Grazie. Un peccato la rapegno. Io l'ho evitato i modi. Però quando te l'ha chiesto gli ha detto tieni, ecco, cioè, eri, eri consapevole che verso... ci fosse solo una fetta alla rapegno. Comunque. E mo, lui pare carino, il King's Gourmet che è dentro sta scatola. Ti apro la scatola, è un panino multisorpresa, ammazza che roba. Ho visto un po' tutto in realtà. Infatti. Eccolo qua, con la cipolla, col pollo, la cipolla fritta. Non è però il cheddarone cattivo. Che ci abbiamo qua? Ci abbiamo il pollo fritto, che vabbè, l'emmental, che vabbè, la rughetta, che vabbè, la cipolla caramellata, che vabbè, e il brioche bun. In effetti non è che, cioè rispetto alla Corea, stiamo trovando cose più... che ne so, non so, non mi viene la parola, più... più in linea con un mercato occidentale. Non l'avrei buttata così tanto sul geopolitico, però ci sta, può, sì. No, ce l'ha già lui. Una nuova puntata di Barbero Podcast. No, no, più Limes. Si presenta molto bene. Però si presenta molto bene, molto carino, profumo. Certo, ragazzi. È che non te lo sto avvicinando apposta, capito? Perché sennò ogni volta... Ho fatto piano però. Ho capito, ma mi sembra tipo la scena dei pompieri con l'idrante sul palazzo. Ogni volta vai pam. No, ma io non è che... non espello. Ah, e vediamo. Oh, ma però è buono sto pollo. La consistenza, il morso del pollo, ma pure la panatura qua è speziatissimo. È buono. Non te lo posso più far vedere dentro, perché finché non prendiamo due panini ogni volta e facciamo questo test, dobbiamo dividerne ognuno facendo questa cosa schifosissima. E adesso è bruttino. Però guarda, ti assicuro che buono. Il pollo è bello alto, bello... è presente. E la rughetta invece della solita insalata è alieno di frescume. Non da poco. No. Non è capito tutto. Eh? No. Mm-hmm. Nel senso, le ha prese o le ha date? Le ha prese. Le ha prese. Ho capito, mi pare di parlare con lo Yeti, cioè fai tipo... che ne so, che non ho capito. Ma è chiaro. Ha parlato il glottologo. È tutto a posto. Andiamo avanti con l'altro panino. E ecco l'ultimo. Gli manca la targa e è un Volkswagen T-Roc. Ed è quello che può decidere il vincitore di oggi? Io ce l'ho un'idea su, secondo me, comunque però, chi è più in vantaggio oggi, però sì, aprimo. Bagagliaio dei premere dietro. Sì, davvero. C'è sta il codice di sicurezza. Oh! Vabbè, è imponente, è massiccio. Anche qua bello pieno, È in bulky. Guarda che roba. Questo è... questa è una tovaglia intorno al panino, aspetta. Questo è il Texas Rodeo Beef. E più che una lista degli ingredienti, c'ha la bio Tinder di uno stalker. Sono 84 pagine di roba. Tutto quello che... questo è bacon. Ci stavo a pensare, quello pare bacon. Pensi che sia prosciutto di manzo? Sì, è di manzo, vedi che non c'è la parte di grasso. Dico, a me non mi sembra maiale questo. Perché non ti sembra maiale? Non vedo il grasso, quello solito, buono, quello, capito? C'è il bacon, buono. E ora che ha parlato qui il signor Massimiliano Fiorucci, andiamo a provare il panino. A te il primo morso. Quella parte del prosciutto bacon. Vai. Manco aveva toccato la lingua, cioè nel senso che ha appoggiato le labbra. Posso dire, è proprio buono, senza lingua. Sottotitoli alla pagina 777 di Media Vidi. Guarda, proprio mangia. Ho capito, ma mi sembri... che c'è da dire? Buonissimo. È molto pieno. La cipolla fritta ormai si è dimenticata di esistere, si è schiacciata con le salse, la panatura è fuori dai giochi. Non è bacon e mo chiediamo che cos'è. Ci hanno detto che... capra. Ma dove l'hai sentita la capra? Cioè... ghiro, bradipo. Perché la... forse è cammello. Sì, è vero. Davvero? No, che non è vero. Come dici che è manzo? Un signore... qua ci hanno avuto un po' un problema, mi sa, perché un signore mi ha detto bacon, bacon pig. E l'altro mi ha detto bacon, bacon beef, quindi... non lo so, sicuramente non c'ha un sapore particolarmente forte né particolarmente gustoso, quindi... bacon beef per forza. Non è per nulla grasso a livello del bacon. No. Il sapore generale però è... è buonissimo. La carne è molto buona, e le cipolle non si sentono per niente. Non lo so, anche perché poi il pane l'hanno gestito malissimo rispetto al brioche di prima. È una sfaldatona, una zaccagnata di farina brutta. È solo grosso, solo pesante. Allora, guardo io se vorrei...
Usa critiche. E se non vi piace, Gabriele, tutto tu. Gabbo, però, se pensi alla salsa del Mac, quella è un pochino piccantina. Non mi puoi dire che questo batte. Cioè, vuole far vincere il Mac. Mo ci pensiamo, mo ci ragioniamo. Sto facendo un ragionamento, no? Non un altro, mangia che è buono. No, non lo stavo dividendo. Mangia. Buono. Sì, è la cosa più buona che esista. Oggi mangiano. Ti giuro, vorrei dormirci dentro stanotte. Per non dire altro. Di solito noi a questo punto diciamo lo finiamo e andiamo a fare le nostre conclusioni. Invece no, magari mettiamo 4 per, ma vedremo Gabriele che se lo finisce, vai. Buono. Finita questa prova fisica di Gabbo, che da domani è critico Michelin, qui abbiamo il dolcino del Burger King, che non ha molta scelta. In questo caso è una cake, ho detto una cake, ti rendi conto? Questa tortina all'Oreo con mini Oreo. Non mi ispira particolarmente, ma noi siamo qua anche per questo. Davvero? No, c'è da dire che sei scaldata parecchio a stare in questo ambiente molto caldo. E masticarla quindi... adesso pare mastice. No. Comunque, quello che si nota è che è una botta di zucchero, pure in sto caso. Burger King, devi vincere Burger King. Devi vincere non è che dice no, va bene. Vedi com'è, però devi essere onesto. Va bene, però dai, cioè, nel senso... Cosa hai detto? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Hai detto ammazza? Ammazza che buono, su zucchero che arriva. Non gli è piaciuta manca a lui. Burger King era partito e poi si è fermato un po' nel mezzo. Quindi adesso aspettiamo che Gabbo finisce il tortino e andiamo fuori a fare le nostre conclusioni. Nel senso che morimo proprio, noi conclusi. E insomma, bisogna digerire. Allora, ci abbiamo panini, sfizi, dolci, bevande, sorpresina. Panini vince McDonald's. Burger King. Gabbo. Ma solo perché l'ho visto un attimo un minimo più fantasioso. Un minimo. Però quella salsina finale, quella. Lo so, era stupenda. Vince di pochissimo Burger King per me. Sfizi vince McDonald's. Resiste. Bibite vince Burger King. McDonald's. Ma come? Perché se ci pensate abbiamo proprio più roba là, no? Però in realtà vince Burger King. Ah, ecco. Era un gioco, no? Ah, una burla. Era così buono il Frozen Mojito che si livella e si abbatte come l'angelo dell'apocalisse su tutte le bevande di McDonald's. Io l'ho pure ripreso, quindi. Questo è un altro. Un altro, Era proprio buono. Dolci vince McDonald's. Tartino sia lì per la qualità che così. Per la quantità. Era buonissimo quel tortino. Faceva schifo questo Gabbo. Pareva il blocco de caccole che Hermione tira fuori dal naso del troll in Harry Potter 1. Ultima categoria, sorpresina. Anche qua. Burger King. Anche, palesemente. McDonald's. Il libretto con gli adesivini, tutto curato, la matitina per disegnare. Ma cosa? Spinner, Il plasticotto che lo giri, fai due giri, poi lo butti. E si parte da morire qua. Cioè. Qual è quindi la morale? Che stranamente nei nostri cuori vince Burger King, ma a conti fatti in realtà vince McDonald's. È pazzesco. Domani tornerei da Burger King, però in realtà se mi faccio i calcoli ha vinto McDonald's. La vita è anche questo, signori, è anche questo. E quindi è la seconda puntata di sto format dopo la puntata in Corea e stiamo 2-0 per McDonald's in tutto il mondo. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere una bella persona. Se hai proposte qua sotto scrivile, tipo prossima nazione, tipo dimmi un'idea. Gabbo, vai con l'idea. Vai, ci devo pensare. Dai. Scusami, come si chiama? Il pollo, KFC. Cioè. Contro il Burger King. Spariggio. Ma te sei in creativo. No, cioè, no, è la una Disney. Scusa per tornare al Burger King. Davvero? Stamme bene, un abbraccione. Noi mo andiamo nel deserto. Che viviamo 2 giorni là. Ma torneremo dal deserto? Può essere, io ho avvertito tutti. Hai avvertito tutti di che? Che può essere che non torno, può essere che torno. Può essere. Ciao. Sì, può essere. Fallo forte, fallo sempre, noi ci vediamo a un prossimo video, se torniamo. Bella, sì!